Benvenuti a questo viaggio che ci porterà a visitare 80 teatri in altrettante città al mondo. In ognuno di essi andremo a cantare un'aria diversa tra le più famose e belle del repertorio lirico. Il nostro viaggio inizia nella splendida Torino, sotto alla Mole Antonelliana, simbolo della nostra città. Indichiamo la nostra destinazione, che oggi è la città di Bogotà, nella Colombia. Ho scelto di iniziare da qui perché è la città dove sono cresciuto e dove mi sono avvicinato all'opera lirica. È un viaggio di circa 20 ore attraversando l'Oceano Atlantico per arrivare in Sud America. Bogotà è la capitale della Colombia. Una città fantastica di circa 10 milioni di abitanti, con grandi contrasti architettonici. Ha una particolarità molto importante per noi cantanti ed è la sua altitudine. Si trova a 2600 metri sul livello del mare e questo, ve lo posso assicurare, compromette notevolmente il canto. Nello splendido quartiere coloniale al centro della città, chiamato La Candelaria, si trova il Teatro Colón, un magnifico teatro all'italiana costruito nel 1885 da Pietro Cantini e dal 1975 è considerato monumento nazionale. È il primo teatro in cui sono entrato. Ho visto La Traviata come prima opera ed è il primo teatro in cui ho cantato. È stato chiuso 10 anni per restauro e l'ultima produzione prima di chiudere mi ha visto come Ernesto nel Don Pasquale nel 2007. Riaperto nel 2017 e la prima produzione dopo la riapertura mi ha visto come Ferrando nel Così fan tutte di Mozart. Per questa ragione ho scelto il Teatro Colón e Così fan tutte per fare la prima aria di questo viaggio intorno al mondo, un'aura amorosa del Così fan tutte di Mozart. Ricordate, cantare possiamo farlo tutti e con canto l'opera. È possibile. Un'aura amorosa si trova nel primo atto del Così fan tutte, è un'aria scritta in La maggiore, il che comporta un passaggio abbastanza alto con il Fa diesis, che non è per niente scontato. È molto importante considerare che per cantare questo repertorio non dobbiamo assolutamente pensare di cambiare la nostra vocalità. Secondo me è il repertorio che sceglie noi e non noi a scegliere il repertorio, perché la nostra conformazione vocale è fatta, sì, è fatta per cantare un certo tipo di repertorio. Non è acutissima, è un'aria che va soltanto fino a là. Però ha bisogno di una grandissima direzionalità interpretativa con una linea molto, molto in avanti. È assolutamente necessario favorire il testo nel quale Ferrando è assolutamente sicuro del fatto che Dorabella le resterà fedele. Un'aura amorosa delle
Oh.